sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria. Proseguiamo con la spiegazione del Catechismo di San Pio X fatta da Padre Dragone. Noi consigliamo caldamente, caldamente, affettuosamente questo testo. E troverete altri video sulla lettura di questo testo e stiamo facendo i comandamenti. Abbiamo fatto il sesto e il settimo, i primi tempo fa, adesso arriviamo all'ottavo comandamento. Allora, cosa ci proibisce l'ottavo comandamento? Non dire falsa testimonianza. L'ottavo comandamento, non dir falsa testimonianza, ci proibisce ogni falsità e il danno ingiusto all'altrui fama. Perciò, oltre alla falsa testimonianza, la calunnia, la bugia, la detrazione o mormorazione, l'adulazione, il giudizio e il sospetto temerario. Non diamo per scontato di sapere questi comandamenti, Stiamo attenti perché abbiamo veramente, se leggiamo attentamente, come abbiamo fatto fino adesso anche il settimo comandamento del non rubare, abbiamo delle belle sorprese. Allora, l'ottavo comandamento proibisce di danneggiare il prossimo con le parole, cioè con bugie e false testimonianze, implicitamente, indirettamente ordina di dire sempre la verità. L'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza, ci proibisce ogni falsità e il danno ingiusto all'altrui fama. Il Catechismo enumera i principali modi di dire falsa testimonianza, specialmente quei peccati che danneggiano il buon nome. Allora, quindi proibisce, oltre alla falsa testimonianza, in senso largo è falsa testimonianza ogni bugia, cioè ogni detto che asserisca cosa diversa da ciò che si pensa. In senso stretto, falsa testimonianza è quella del teste che in tribunale dice una falsità, scusate, in danno e a vantaggio dell'accusato. Fecero una falsa testimonianza ai miserabili che davanti al tribunale asserirono di aver sentito dire da Gesù che egli avrebbe abbattuto il Tempio di Gerusalemme riedificato in 3 giorni. Chi in un tribunale dice il falso credendo di dire il vero incorre in uno sbaglio, ma non nel peccato contrario all'ottavo comandamento. La falsa testimonianza in tribunale è un peccato molto grave, quando è grave la menzogna o grave ne sono le conseguenze, come la condanna dell'innocente o l'assoluzione del reo. Della stessa colpa è reo chi corrompe i testimoni perché mentiscano e chi falsifica i documenti. Chiaro, no? La calunnia, Gattoncini, te devi mettere qui però, dai, su, e quando mi metto a leggere, siccome io mi appoggio sempre qui, studio e prendo appunti, allora lei si mette qui al momento che mentre scrivo e leggo sono le coccole, si è abituata così, quindi lei pensa adesso che io dovrei coccolarla, non capisce che sto facendo un video. Dunque, la calunnia. Calunnia infame fu quella della moglie di Putifar, la quale, non avendo potuto indurre il casto Giuseppe a peccare, lo accusò al marito di aver tentato di farle violenza. Vedi Genesi 39, capitolo 39, versetto 16 e seguenti. Si pecca di calunnia quando si attribuiscono al prossimo colpe e difetti che non ha. O si esagerano quelli che ha. Vi ricordate che dice Gesù, no? State attenti, non giudicate secondo le apparenze, ma secondo giustizia. Quindi era una calunnia infame quella dei giudei, quali dicevano che Gesù Cristo cacciava i demoni dagli ossessi con l'aiuto di Satana.
Marco dovrebbe essere qui, non vedo. Capitolo 3:22. La calunnia è una colpa molto grave. Quando attribuisce falsamente al prossimo colpe gravi o anche leggere, ma che arrecano gravi danni alla sua persona. Calunnia gravissima è la falsa accusa in tribunale. La bugia. Disse una bugia a Pietro quando negò e giurò di non aver mai conosciuto Cristo. Matteo 26, 69, 74. Bugia è un'espressione, parole, gesti e scritti, contraria alla verità. Contrario, tra l'altro, quello che si pensa, cioè io penso di una persona una cosa, che è vera tra l'altro, ma faccio apposta a dire una bugia, a dire una cosa che non è vera, per danneggiarlo. Allo scopo di ingannare il prossimo, occultandogli la verità. Sant'Agostino chiama la bugia una falsa significazione di ciò che si dice allo scopo di ingannare. La bugia è giocosa quando ha il solo scopo di tenere desta l'attenzione degli altri, di divertire, senza però recar danno a nessuno o utilità a se stessi. È ufficiosa quando è detta per trarre utilità per sé, ancora senza recar danno agli altri. È invece dannosa quando reca danno agli altri. Il ragazzo che racconta falsamente di aver partecipato a imprese mirabolanti dice una bugia giocosa. Quando nasconde la pagella scolastica che reca cattivi voti per evitare una sgridata dei genitori, dice di averla perduta, dice una bugia ufficiosa. Se invece dice falsamente di aver visto il fratello rubare i soldi al babbo, dice una bugia dannosa. Avete capito? Questo è l'esempio. La bugia è un peccato molto grave, quando reca un danno grave. Quella giocosa è peccato veniale, quella ufficiosa è spesso solo veniale. Ma la bugia dannosa è veniale quando reca un lieve danno, ma può diventare anche grave. Se tu mandi in galera una persona, se tu gli rovini la reputazione, eccetera, eccetera, no? Ecco. Poi, simile alla bugia è la finzione o la simulazione che occulta la verità con i fatti. Giacobbe con la simulazione, cioè vestendosi degli abiti del fratello e fingendosi Esaù, carpì la benedizione paterna, Genesi 27, 1-29. Una specie di simulazione è l'ipocrisia che fa sfoggio di virtù per avere fama, di bontà. Erode con i magi simula ipocritamente la virtù della religione, pregandoli di cercare il neonato, il Messia, e di riferirgli dove si trovasse, per potersi recare poi da lui ad adorarlo. In verità voleva scoprire dove fosse per ucciderlo. Matteo capitolo 2, 1:11. Non è mai lecito mentire. Però non sempre si è obbligati a dire la verità. State attenti. Il gioco è non dire la verità, ma senza mentire. Altro che la fede cattolica, la cultura cattolica è una cosa d'altri tempi, è una cosa oscurantista. Insegna tutto il necessario per vivere bene. Non è mai lecito mentire, però non sempre si è obbligati a dire la verità. Vi anzi è l'obbligo a volte di tacere. Quando dire la verità può arrecare addirittura un danno a sé o agli altri. Allora è lecita la cosiddetta restrizione mentale, che consiste nel manifestare solo una piccola parte del pensiero, in modo che chi ascolta, assolutamente parlando, potrebbe capire. Cioè, tu parli, spieghi i fatti, no? In una data maniera che non gli stai dicendo tutta la verità, per non danneggiare però qualcuno, attenzione. Per non danneggiare qualcuno, non gli dici quindi la verità, però non gli dici neppure una menzogna. Non vai ad accusare un altro. Attenzione, eh. Se uno scroccone mi domanda se è pronto il pranzo, gli posso, per esempio, rispondere di no, anche se è pronto.
sottintendendo che non è pronto per lui. Egli non ha diritto di sapere quello che chiede e io non ho l'obbligo di dirgli la verità. Lo scroccone capisce benissimo che il pranzo o non è pronto o non è pronto per lui. La restrizione mentale è permessa solo quando in qualche modo l'altro può capire. Non è permessa se in nessun modo è possibile capire. Cioè, in poche parole, tu all'altro gli devi anche far capire un po' le cose. Non so, glielo devi far capire in un modo delicato, che non danneggi nessuno, non danneggi lui, non danneggi un altro, no? Cercare di far capire. Lo scroccone può essere lo scroccone anche inteso in altri modi. Comunque, quando si usano parole di doppio senso, si ha un equivoco. Gesù di Lazzaro morto disse che dormiva. Giovanni 11, 11, 12. Questo termine significa dormire il sonno della notte oppure il sonno della morte. L'equivoco qui è permesso quando si può facilmente capire il vero senso. In poche parole, per Gesù certo che Lazzaro dormiva, perché innanzitutto sapeva che l'avrebbe risuscitato di lì a poco, ma perché per Gesù era chiaro il concetto della morte. La morte stava per essere sconfitta, la morte non c'è più, la morte è la morte dannazione dell'anima. Quindi in quel caso, per Gesù, Gesù di Lazzaro morto che dormiva, certo, perché non era una morte dannata, non era una morte definitiva, capite? Allora, la detrazione. Detrazione significa detrarre, sottrarre qualche cosa al buon nome del prossimo, rivelando difetti e mancanze reali senza necessità. Quindi la detrazione è anche detta mormorazione. Quindi non è solo la detrazione della roba materiale. Quando si attribuiscono al prossimo peccati e difetti non veri o di cui non si hanno le prove, si chiama calunnia. Quando si attribuiscono a persone assenti peccati e difetti veri, si ha la detrazione o mormorazione, quello di parlare di persone che non sono presenti. Quando infine si rinfaccia a una persona presente un peccato o un difetto, si ha la contumelia. La detrazione che diffonde senza motivo la conoscenza di colpe gravi è un peccato grave, se di colpe leggere è veniale. Cioè, in poche parole, non tocca a te diffondere senza alcun motivo la conoscenza di colpe gravi degli altri. Non è una cosa bella, o specie poi se lo fa il sacerdote. È lecito manifestare il male altrui quando vi è un giusto motivo, come per evitare il danno di terzi. La regina Esther, svelando al re le macchinazioni del ministro Amman contro il popolo ebraico, non peccò di detrazione, ma fece una cosa giusta e santa. Esther, capitolo 7, 6. L'adulazione è una lode esagerata e spesso è falsa, per guadagnarsi la benevolenza dei superiori e in genere dei ricchi o dei potenti. I giudei peccarono di adulazione quando, avendo udito Erode parlare, dissero che la sua era voce di un dio, non di un uomo. Atti capitolo 12, 22. L'adulazione è peccato perché offende la verità. Spesso non è grave, ma è sempre indice di un animo egoistico e vile. Dalla viltà si passa poi facilmente al peccato grave. Il giudizio temerario è ritenere come certo e sicuro un peccato del prossimo, ma senza provarlo, senza fondamento. I giudei, il giorno di Pentecoste, sentendo parlare gli apostoli con tanto ardore, dissero che erano ubriachi e giudicarono male. Atti capitolo 2. Il giudizio temerario è peccato grave
quando ferisce gravemente la buona reputazione dell'altro, del prossimo. Il sospetto temerario. I maltesi, quando videro San Paolo salvatosi poche ore prima da un naufragio, morso da una vipera, sospettarono che fosse un omicida punito dagli dei. Atti capitolo 18. Il loro sospetto non aveva alcun fondamento e perciò fu temerario e avventato. Il sospetto temerario consiste nel dubitare, senza fondamento, senza portare prove, che il prossimo abbia fatto del male. Può essere peccato mortale quando si attribuiscono al prossimo colpe gravissime. Cavolo. Quindi riflessione, stiamo abbastanza attenti per non giudicare e sospettare temerariamente gli altri? Qui viene anche ricordato, appunto, giudicate secondo giustizia, no? E non secondo apparenza. Cosa ci ordina l'ottavo comandamento? L'ottavo comandamento ci ordina di dire a tempo e a luogo la verità e di interpretare bene e in bene possibile le azioni del prossimo. Se non hai le prove, è meglio che taci. L'ottavo comandamento proibisce ogni falsità. Indirettamente ordina di dire la verità a tempo e a luogo. No? Allora, quando ai discepoli che per curiosità e tornaconto personale gli domandavano quando avrebbe ricostituito il suo regno, Gesù rispose che non era permesso loro di sapere quello che il Padre Celeste ha stabilito di tenere in segreto. Atti 1, 6, 7. Talora possiamo tacere e nascondere la verità, per esempio, a chi chiede solo per curiosità e non ha diritto alcuno di sapere. Dobbiamo anzi mantenere il segreto, quando rivelare la verità potrebbe danneggiare ingiustamente qualcuno o gli recherebbe dispiacere, il segreto naturale. Questo lo deve fare un avvocato, per esempio, il sacerdote, no? O anche noi, per proteggere una persona non della ruberia che ha fatto, anzi andando a consegnare a consigliargli le cose giuste da fare, ma non devi essere tu andare a sbandierare quello che ha fatto, se questo tra l'altro gli può far perdere per esempio il posto di lavoro. Quando si è promesso di tenere un segreto, ciò che ci fu confidato, segreto promesso, a meno che non riguardi un qualche cosa di viziato all'origine, cioè se tu mi stai confidando un qualche cosa di gravissimo che hai fatto o che intendi fare, a quel punto io non posso stare zitto, devo andare dall'autorità, da qualcuno, confidarmi e sentire il da farsi, perché non va bene, non posso tenerlo per me. Se io so che sta, che ne so, qualcuno mi viene a confidare che sta per fare un furto o che andrà in tribunale a dire una menzogna contro qualcuno, io devo tutelare anche la vita degli altri. Capite bene? Ma insomma, questo basterebbe un po' di buonsenso che purtroppo oggi non si ha più. Qui sta arrivando un temporale. Mamma mia. Allora. Quando è permesso, infatti è buio, ok, affidato. Il medico, per esempio, non può rivelare le malattie segrete dei suoi clienti, l'avvocato gli interessi dei suoi protetti e il sacerdote le cose custodite nel confessionale. Gravissimo è l'obbligo per il sacerdote di tenere nascosto sempre chiunque il famoso segreto e sigillo sacramentale. Se dal tenere celato il suo segreto, eccetto quello della confessione, né deriva danno grave ad altri, deve parlare. Però lo deve fare, vi ricordate quello che abbiamo detto prima, con che mi piace tanto quella cosa qua, la restrizione mentale. Cioè deve andare dall'autorità e fare in modo, parlando, di far capire qualche cosa, ma senza svelare né chi l'ha confessato né la confessione. Ma se c'è qualcosa che sta bruciando, che sta per bruciare, che sta per esplodere, è il sacerdote pure ha il dovere non di rivelare la confessione e la cosa, ma di mettere le autorità sulla giusta via.
Interpretare in bene possibilmente le azioni del prossimo. Nostro Signore Crocifisso pregò il Padre perché perdonasse i suoi crocifissori, adducendo l'attenuante che non sapevano quello che facevano. Luca 23:34. Questo il Signore fa per ognuno di noi davanti al Padre. Ricordiamocelo bene. Quindi si devono interpretare bene, in bene, tutte le azioni possibili del prossimo, fin dove appunto è possibile. Se l'azione è buona in se stessa, va interpretata in bene, e faresti un giudizio temerario se ritenessi che è fatta per uno scopo cattivo. In poche parole, stiamo attenti a giudicare le intenzioni. Chiaro? Noi non dobbiamo intervenire sulle intenzioni delle persone. Se l'azione è cattiva in se stessa, ma non conosci le intenzioni di chi la fa, devi supporla buona. Se ti risulta che l'azione e l'intenzione sono cattive, allora devi ancora supporre che il colpevole agisca per ignoranza. Se non puoi ammettere neppure l'ignoranza, devi attenuare e ammetterne la debolezza. Infine, se sei sicuro che l'azione, l'intenzione, la coscienza, tutto è cattivo, che non vi è ignoranza, pur ritenendo il fratello colpevole, devi pregare per lui e non manifestare la sua colpa senza una vera necessità. Capite i passaggi? Eh sì. Allora, riflessioni nelle nostre confessioni sacramentali, ci esaminiamo e ci accusiamo di tutti i sospetti e giudizi infondati che formuliamo a danno del nostro prossimo. Una curiosità, una volta ci chiesero come si fa la confessione, eccetera, perché avevano avuto qualche dubbio. Abbiamo scoperto che sì, facevano una lista della spesa, ma dei peccati degli altri. No, signori miei, al confessionale si fa la lista della spesa dei propri peccati. Si va a confessare se stessi, non si portano i problemi degli altri, non si va a dire, che ne so, e guardi, mi è successo questo perché mio marito mi ha fatto fare questo. No, io ho fatto questo, punto. Oggi c'è tendenza ad andare a confessarsi con le attenuanti e le giustificanti, le giustificazioni, e mettiamo in mezzo gli altri. Il Papa ha detto che, calma, il Papa ha detto che, ma tu puoi fare discernimento. Padre, perdonalo, non sa quello che dice, il Catechismo dice così, la Chiesa dice così. Il Papa non ti ha detto di uccidere, non ti ha detto di abortire, non ti ha detto di commettere adulterio. Punto. Quindi stiamo attenti a certi passaggi. È vero, abbiamo grossi problemi di comunicazione, abbiamo tutto un linguaggio ambiguo oggi, questo è vero, ma infatti il Catechismo lo chiarisce. Lo chiarisce, avete visto? Studiatevi il Catechismo che lo chiarisce. C'è poco da fare, però bisogna stare attenti noi a non mettere in mezzo gli altri per giustificare le nostre scelte di peccato. Quindi chi ha danneggiato il prossimo nel buon nome, accusandolo falsamente o sparlandone, a che cosa è obbligato? Ecco, è obbligato a riparare il danno, deve riparare il danno recato. Chi ha fatto false accuse dannose deve immediatamente ritirarle, deve dire chiaramente che ha calunniato e cercare di far modo di far giungere la sua smentita a tutti coloro che sono stati raggiunti dalla falsità, nei blog, nei siti. Perché noi ci preoccupiamo molto delle fonti, perché ci accusano, ma voi non attaccate il Papa, voi state col Papa, il Papa non è Papa. Signori miei, ma se il Papa è il Papa, che volete da noi? Se le cose stanno in un certo modo, ma perché vi dobbiamo mentire? Noi vi stiamo dicendo la verità dei fatti, che sono oggettivi di quello che sta succedendo.
E certamente siamo anche noi in difficoltà. Che cosa vi credete? Siamo tutti in difficoltà per quello che sta succedendo. Ma aggredire, portare l'odio al Papa non serve a niente. Non serve a niente. È una calunnia. Stiamo attenti a non macchiarci di certi peccati, eh? Quindi questi blog, queste cose che pubblicano, pubblicano, mettono cose così, copiate, copia e incolla, copia e incolla. Andiamoci piano con questi copia e incolla. Verificate! Noi quando parliamo del Papa è perché siamo andati alla fonte originale, ai testi originali. Se voi ci fate caso, la maggior parte campa con le notizie dei titoli ad effetto, gli slogan di cui abbiamo parlato in un altro video. Gli slogan, le picquote, però senza spiegazioni, perché una frase si può anche dire, ma bisogna cercare anche di ragionare. Quindi, se si è danneggiato il prossimo sparlandone, cioè mormorando e criticando, occorre sforzarsi per far guadagnare la stima, mettendo in rilievo le sue buone qualità, le qualità della persona danneggiata, e dargli segni di stima quando si presenta l'occasione in pubblico. Ma chi può sapere fin dove è giunto il danno arrecato con le calunnie, le critiche, le mormorazioni? Vi ricordate che c'è la famosa, mi pare che sta qui? No, non c'è. Allora, no. Allora, c'è la famosa scena della, non so se è stato San Filippo Neri o Sant'Alfonso Maria del Liguori, insomma un grande santo, Sant'Antonio. Vabbè, la questione del pollo, no? Della gallina, dell'oca. Allora c'è una penitente che va a confessarsi e aveva danneggiato il prossimo. Però la questione si ripete più volte. Allora il santo, per farglielo capire, che fa? Gli dice: va a prendere una gallina, un pollo, un'oca. Insomma, questa la prende, dice: adesso spiumala. E questa la spiuma. Benissimo, adesso vai sui tetti, no? E spargi le piume al vento. Questa va, ecco. Bene, adesso vai e raccogli tutte le piume. Tutte le piume? Ma è impossibile! Hai capito il danno che tu hai fatto? Eccolo i danni che tu hai fatto. I danni che facciamo a volte sono molto gravi. Noi capiamo perfettamente, e qui chiudiamo che abbiamo finito, noi capiamo perfettamente che oggi siamo in un momento molto delicato e molto critico, però non è con quel fai da te che corrompe il pensiero e va addosso agli altri che noi possiamo risolvere i problemi. I problemi sono faticosi. Quando noi diciamo che siamo, come si dice, siamo consacrati al cuore immacolato di Maria, guardate che è una grande responsabilità. Significa innanzitutto non mentire, significa rispettare tutti i comandamenti di Dio. La Madonna ci dà forza in questo, ci dà la forza in questo. Però dobbiamo fare, dire la verità, noi lo sappiamo che è difficile. Non ti ascolta nessuno, a volte gli slogan e le stesse notizie false, si chiamano fake news, mi pare. Ecco. L'indice di ascolto, l'indice di ascolto. Ragazzi miei, quegli indici di ascolto non servono a niente davanti a Dio. Non servono niente. No, a noi non interessa quanti mi piace ci mettono, quanti non mi piace ci mettano. Non ci interessa. Cioè, vabbè, ce li mette, ma noi lasciamo lì, ma che ci interessa? Lasciamo un po' i commenti perché amiamo interloquire con le persone, cercare di capire se qualcuno non ha capito qualcosa, ci chiede perché ci può anche dire: oh, guardate che avete detto una cretinata, oh, mamma mia, grazie, non ce ne siamo accorti. Correggerci. Cioè, è quello il rapporto vero fra di noi, per cercare di capire la verità. Allora, dal Padre,
Dragone, tanti saluti, poi continueremo gli altri atti dai comandamenti. Sotto la tua protezione, scusate perché sta per arrivare una tempesta, sotto la tua protezione ci rifugiamo, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco. Per gli amanti dei gatti, speriamo che vi piacciano. Noi siamo gattofili. Arrivederci.